Siamo con Mister Chiappara. Mister, complimenti per questo esordio positivo, non solo nel risultato e quindi nella qualificazione, ma perché abbiamo visto uno Stiavare pimpante. Abbiamo fatto una buona prestazione. Sono anch'io sorpreso perché in questa fase, diciamo, del precampionato è difficile arrivare all'appuntamento in condizioni fisiche accettabili. Noi oggi ci siamo arrivati, abbiamo fatto una buona partita contro una squadra comunque buona per la categoria. Abbiamo rischiato quasi mai, penso che abbiamo preso gol su un calcio d'angolo, su una ribattuta, ed è stata l'unica situazione che abbiamo concesso. E sono contento perché avevamo bisogno di una prova importante, più che altro per il gruppo, per noi, per arrivare all'appuntamento di domenica prossima, nelle migliori condizioni possibili, anche mentali. Sono contento di questo perché i ragazzi veramente oggi hanno fatto una buonissima partita e di questo sono contento. Un buon viatico infatti in vista dell'esordio di domenica prossima in campionato, che sarà a Palestrina. Abbiamo visto proprio una squadra che si è, dall'inizio fino alla fine è stata molto propositiva, ha cercato subito di recepire le tue idee, mister, e come hai detto te ha sofferto poco. Oggi penso che la prestazione sia stata proprio buona in tutto, in tutte e due le fasi. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo rischiato pochissimo. Ma la cosa più importante, come ti ripeto, è quello di alzare l'autostima di un gruppo che ha qualità importanti, che sta iniziando a giocare da squadra. E oggi è la prima, che seppure di Coppa Italia, ma è sempre importante avere delle certezze, delle conferme, e questo deve essere di buon auspicio per provare a fare una prestazione importante a Palestrina. Io sono dell'idea poi che le prestazioni, quando sono buone, portano sempre anche a buoni risultati nel lungo periodo. Noi dobbiamo sempre provare a giocare a calcio, sempre provare a muoverla, e oggi i ragazzi sono stati veramente bravi e abbiamo esaltato le nostre caratteristiche principali. Grazie mister, complimenti ancora e in bocca al lupo per l'esordio in campionato. Crepi, grazie e buona giornata. Grazie. Ciao. Rossi Amare si qualifica per il turno successivo di Coppa Italia, siamo con uno dei protagonisti, Piro, complimenti a te personalmente per la prestazione e naturalmente per la vittoria con il passaggio del turno. Ti ringrazio di tutti questi complimenti. Che dobbiamo fare? Io adesso stiamo lavorando benissimo e vogliamo andare appresso al mister. Cercheremo ogni giorno di migliorare e di fare sempre meglio. Adesso verrà domenica la prima di campionato, andremo a Palestrina e cercheremo di fare il massimo, anzi più di questa domenica che abbiamo già giocato. È stata la prima partita ufficiale, però ti abbiamo visto già in grande forma. In grande forma, dopo 7 mesi che sono stato fermo, ancora ci vuole un po'. Devo lavorare duro e devo tenere sempre la testa sul campo e lavorare. Tutto qui. Scherzi a parte, comunque ti abbiamo visto veramente propositivo insieme ai compagni, tutti vogliosi di far bene in questo esordio in Coppa e domenica appunto a Palestrina nel primo impegno ufficiale di campionato sarà sicuramente una battaglia. Sì, e affrontiamo una squadra che è sempre arrivata nelle parti alte delle classifiche. Noi punteremo sempre a fare il meglio per la società e soprattutto per noi giocatori e per il mister, perché vogliamo crescere e vogliamo arrivare in alto. E domenica dopo domenica ci impegneremo, però intanto adesso pensiamo a Palestrina, andiamo là e dobbiamo andare a fare la nostra battaglia e a prendere i 3 punti. E speriamo che ci sia sempre in campo un Piro così. Lo spero anche io, grazie. Grazie a te, grazie ancora. Grazie. Ciao. Ci vediamo. Siamo con Travaglini, un altro dei grandi protagonisti di questo match, con 2 rigori parati in questo finale avvincente che però si è colorato di bianco-viola. Sì, era pure ora che parassi qualche rigore, no? Che dire, è stata una gara sofferta, abbiamo dimostrato come al solito di essere un grande gruppo, abbiamo scacciato tutte le varie voci che potevano girare in questo momento su questa squadra, riguardo questa squadra,
abbiamo dimostrato di essere come sempre più forti. Adesso sempre torniamo a lavorare sul campo, sempre testa bassa per seguire il mister e ci daremo un sacco di soddisfazioni. Una bella Ostiamare che è andata sotto alla prima occasione della Norese nel primo tempo, un'occasione peraltro sfortunata con una tua grande parata, però poi è arrivato questo gol. Sì, è stata una palla deviata, ho fatto il possibile sulla ribattuta e tornato sui piedi dell'avversario, non poteva che fare gol, diciamo. Ci sta anche quello, siamo stati bravi a reagire, anche perché non meritavamo assolutamente, secondo me, neanche di andare ai calci rigori, perché è stata una partita a senso unico, abbiamo dato il massimo perché ce l'abbiamo e abbiamo tutte le potenzialità per poter andare avanti e dagli a dire sempre la nostra, sia in campionato che in Coppa. Proprio in ottica campionato, comunque è stata una vittoria importante e in attesa del prossimo turno si tornerà a lavorare in vista del Palestrina, che sarà il primo avversario in questo esordio in campionato. Assolutamente sì, non abbiamo intenzione di sbagliare la prima uscita, siamo carichi e sono convinto che faremo molto bene. Il gruppo è unito, abbiamo grossi elementi e sono convinto, come già detto, ci daremo un sacco di soddisfazione, soprattutto se guardo il mister. D'accordo, allora complimenti ancora per la partita. Grazie ancora. E in bocca al lupo. Crepi. Ciao Riccardo.